terzo appuntamento con il Bookshelf Tour. Benvenuti al penultimo appuntamento con il Bookshelf Tour 2021. Mi dispiace di aver dovuto ritardare questo appuntamento, ma credetemi che è un periodo da pazzi, perché sto lavorando tantissimo, ho un sacco di problemi di organizzazione in generale e quindi vi prego di scusarmi, ma comunque siamo qua puntuali. Abbiamo dovuto sopperire qualche mancanza, abbiamo dovuto togliere degli appuntamenti, ma spero che la cosa non vi infastidisca in nessun modo. Poi comunque con i mesi estivi sicuramente avrò modo di recuperare un po' di più, essendo che il lavoro si alleggerirà notevolmente. Oggi cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere l'altra libreria, quella che mancava nell'ultimo appuntamento. Nell'ultimo appuntamento abbiamo visto la libreria di destra, oggi guardiamo quella di sinistra, che è quella che secondo me è la più interessante, perché ci sono delle cose pazzesche. Quindi adesso cominciamo, domani ci sarà poi l'ultimo appuntamento con il Bookshelf Tour, che comprenderà i libri che ho intenzione di dare via, quindi il frutto del decluttering della mia libreria del primo giorno di Bookshelf Tour, i libri che ho in possesso e che non ho ancora letto, i libri in lettura sul mio comodino che non avete visto nella mia libreria, che saranno un po' uno spoiler del wrap up di inizio mese di giugno, e poi andiamo a vedere i libri che ho richiesto specificatamente per il compleanno, sperando che arrivino, e poi vi farò vedere anche quelli che ho intenzione di comprare io, magari da libraccio, insomma, poi vedrò bene domani come organizzare la cosa. Detto ciò, partiamo subito, spero che non sia un video troppo lungo. Perdonez-moi per il disordine, ma comunque questa è la famosa libreria di sinistra, quella che comprende degli scaffali tematici molto 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 carini. Come avrete capito dal piccolo tour che abbiamo fatto, lo scaffale più in alto, che è il primo che vi faccio vedere, è un po' una ripetizione del Bookshelf Tour fatto l'anno scorso, perché è l'altarino di Harry Potter, quindi con tutte le cose dedicate ad Harry Potter. Come vi ho detto nell'ultimo appuntamento, questo puzzle qui, che sta in alto sulla mensola, doveva essere spostato, ma non ho ancora piantato i chiodi giusti, un giorno lo sposterò, non so quando. Partiamo subito dai gadget a tema. Qua abbiamo la collezione di palle da Quidditch, bellissima. Poi abbiamo la bacchetta di Draco Malfoy, originale, stupenda. Poi abbiamo il Funko Pop di Draco Malfoy, la cravatta di Serpeverde, il salvadanaio della Gringot. Poi abbiamo il biglietto del binario 9 3/4 dell'Hogwarts Express, poi lì il biglietto d'ingresso dell'Harry Potter Exhibition che c'è stato a Milano, e la mappa del malandrino. Aspetta che manca una cosa, ecco, si è spostata nel frattempo, la spilla della casa Serpeverde, che è la mia cosa. In realtà da Pottermore io sarei una tasso rosso, ma io farò finta che non sia vero. Poi qua abbiamo tutti i libri dedicati ad Harry Potter. Allora, J.K. Rowling e la magia dietro Harry Potter di Mark Shapiro. Poi due della trilogia dei librettini di Harry Potter, che sono il Quidditch attraverso i secoli e le fiabe di Bedalbardo. Credo di aver letto solamente questo, tra l'altro. Mi manca da leggere questo. Non mi ricordo, mi sta venendo un dubbio. E poi tutta la saga di Harry Potter, un po' in edizione copertina rigida, un po' in copertina flessibile. Però fa niente, cioè fa la sua porca figura lo stesso. E poi qua c'è l'innominato Harry Potter e la maledizione dell'erede, che però tengo per collezione. E questo è quanto, questo è il primo scaffale. Il secondo scaffale, quello appena sotto, è dedicato ai cartoni animati. Inizialmente volevo fare uno scaffale a tema Disney e basta, ma alla fine ho deciso di dedicarlo ai cartoni animati in generale, perché comunque ci sta con la rubrica Cartoon Joe di avere uno scaffale apposito per questo. Quindi tutti i libri
che c'entrano con i cartoni animati. Partiamo con, qua si vede pochissimo, Coraline di Neil Gaiman. Poi da Twisted Tale, Un mondo nuovo e riflessi, qua poi ci aggiungerò quelli che devo ancora leggere, Beasley di Alex Flynn, poi la duologia di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll in due edizioni diverse, questa è la prima, questa è la seconda, preferisco la seconda, però avendoli presi all'usato questo passava al convento. Poi le fiabe di Hans Christian Andersen, di cui avevo fatto il mio primo I racconti secondo Joe, Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, oddio lapsus, poi Il canto di Natale di Charles Dickens, Il Grinch del dottor Seuss, Heidi di Jennifer, su Joanna Spyri, Madonna, oggi con i nomi come sono messa, Oliver Twist di Dickens, perché l'ho inserito qua? Perché da questo hanno tratto Oliver and Company, che è un cartone Disney, Bambi, storia di una vita nel bosco di Felix Salten, letto da poco, Il libro della giungla di Kipling, che, da cui appunto hanno tratto il libro della giungla, giustamente, Le avventure di Pinocchio di Collodi, La storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepúlveda, Momo di Michael Ende, Peter Pan di Matthew Barry, poi, questo non è un libro, è La VHS di Pocahontas da collezione, infatti qua abbiamo anche il suo disegnino dedicato, e poi la fotina di Pinocchio, poi il bicchiere da collezione, cioè io colleziono i bicchieri con le firme di Starbucks, e qua mi ero fatta scrivere Walt Disney, quindi ci stava da Dio. Il pupazzetto di SpongeBob, il Funko Pop di Sally, bellissimo. La VHS di Dumbo, di cui vi avevo parlato quando ho fatto il drawing con quest'opera qua, meravigliosa. E poi la lattina con Pikachu, che mi ha portato a casa da Chinatown mio fratello. Altro scaffale delle meraviglie, questo dedicato a Topolino e Witch. Witch è rientrato nella mia libreria da poco perché, se vi ricordate, a Natale avevo fatto una specie di challenge dove andavo a recuperare cose dalla cantina ed erano saltati fuori appunto tutti i miei meravigliosi fumetti di Witch, più tutti i librettini, i fumetti di Topolino e via dicendo. Se non mi ricordo male, questi fumetti di Topolino sono anche pochi perché una volta erano molti di più. Credo che alcuni siano rimasti mangiati dalla muffa. Questi sono quelli che sono riuscita a salvare e ne ho veramente tantissimi. Tiro fuori uno così a caso, cioè mille ricordi veramente. Io questi topolini li avrò letti chissà quante volte, un giorno magari mi rimetto a leggerli. E poi abbiamo, questi ve li avevo già fatti vedere nel dettaglio nel video di cui vi ho parlato prima. Qua ci sono tutti i libri di Witch. Questo è il libro dei test. Poi, dalla alla Witch è una specie di dizionario. Witchissimo è una specie di agenda sul quale ci sono scritte delle cose. Poi, questa serie di libri la voglio completare perché li ho trovati anche su Amazon, quelli che mi mancano, o su Libraccio, non mi ricordo, e la voglio assolutamente completare. Non so se lo farò adesso per il mio compleanno oppure con il tempo, dipende da quanto costano, non mi ricordo sinceramente. Comunque io ho ragazzi, scuola, stile, segreti e vacanze. E me li mangiavo, cioè li ho letti un sacco di volte. Poi questo è il giochino da fare con il dado per predire il futuro. Qua invece ho, non mi ricordo bene come li ho sistemati, ma credo che questi qua, adesso faccio una fatica a tirarli fuori, raga. No, non credo di riuscire a tirarli fuori. Comunque, andate sulla fiducia. Questi qua sono i numeri, adesso ve lo dico con precisione, sì. Sono i numeri fino al numero 50, perché io ho iniziato poi a comprare Welcome, che invece è qua, ridotto un po' peggio rispetto ai fumetti originali, e quindi ho smesso di comprare Witch, maledetta me, perché adesso sono introvabili praticamente, avrei dovuto continuare la collezione fino al 160, che appunto è stato l'ultimo numero, però sarei diventata vecchia nel frattempo. Qua c'è qualche numero che mi è stato regalato, un po' oltre, credo di avere il 51, forse. 54 e 64, cioè così a caso. Poi ci sono gli speciali che vi ho già fatto vedere nell'altro video. E qua ci sono tutti i Welcome, che praticamente era il magazine per ragazze, con molte cose, più cose sul gossip e via dicendo. Comunque io adoro questo scaffale perché è proprio l'infanzia, stupendo. Ma adesso passiamo al prossimo. Ecco, invece qui abbiamo uno scaffale, anzi due, perché andiamo anche sotto dopo, più o meno con la stessa logica. Che è dedicato all'infanzia, quindi tutti quei libri che mi ricordano l'infanzia, il periodo in cui ho iniziato a leggere, delle storie a cui sono particolarmente legata, libri che ho letto, straletto e riletto,
qua, proprio perché è dedicato all'infanzia, ci ho messo due pensierini che mi hanno fatto le mie bimbe di danza. Questo è un disegno. Aspetta, vediamo se riesco ad aprirlo. Vabbè, è una raccolta di disegni, non sto a farvela vedere tutta, però me l'ha fatta una bimba e quindi ho voluto inserirla qua. Penso che aggiungerò qua tutti i regalini delle mie allieve. Allora, inutile dirvi che gran parte di questo scaffale è dedicata agli strici salani, che sapete, a cui sapete sono molto affezionata. Li ho messi in ordine di numero, indipendentemente dall'edizione, li ho messi in ordine di numero e abbiamo il GGG di Roald Dahl e sempre di Roald Dahl le streghe, poi Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren, Matilde di Roald Dahl, poi James e la Vespa Gigante di Roald Dahl e sempre di Roald Dahl, Boy. Poi Pasta di Drago di Silvana Gandolfi, Bambina affittasi di Jacqueline Wilson, La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl, Olympus di Teresa Buongiorno, Occhio al gatto di Silvana Gandolfi, L'isola del tempo perso, adoro il mio prefe, di Silvana Gandolfi, Magia interrotta di Anne Fine, Improvvisamente ho avuto gli occhi azzurri di Paul Walloon, La storia infinita di Michael Ende, Il grande ascensore di cristallo di Roald Dahl, questo non mi era piaciuto tantissimo a dire il vero, però l'ho tenuto per completare la duologia con lui, Aldabra di Silvana Gandolfi, meraviglioso, Il club degli amici immaginari, sempre di Silvana Gandolfi, Papà Gambalunga di Jean Webster, a cui sono molto affezionata proprio come storia, la guardavo insieme a mamma alle elementari, poi mamma, Un monte per Terabithia di Katherine Patterson. L'altro che avevo di questa autrice lo darò via, perché non mi era piaciuto per niente, ma a questa storia sono legatissima, così come sono super super legatissima al Giardino Segreto di Burnet. Storia che adoro, fantastica, cioè veramente è bellissima quella storia, la rileggerei subito. La duologia del Mago di Oz, quindi il Mago di Oz e il meraviglioso Mago di Oz di Frank Baum. Poi La piccola principessa, altro libro di Burnet bellissimo, a cui sono legata. Poi qua abbiamo, qua c'è proprio il top. Allora, la saga in questa edizione pesantissima di Nina la bambina della sesta luna, penso la prima saga che io abbia mai letto, quindi amore, amore mio. Poi Love di Chloé Ryban, che ho riletto quest'anno, o l'anno, no, l'ho riletto l'anno scorso, è un libro che ho preso apposta perché mi ricordava la mia infanzia, quindi doveva stare qua assolutamente. Poi, L'inquietantissimo, la storia della bambina che andò nel mondo delle fate e riuscì a ritornarci solo quando fu grande, che è uno dei primi libri che ho letto un po' più da grandini, infatti ero rimasta scioccata. L'ho riletto forse quando ho riaperto il canale. Poi, inutile dirvi, il mio libro, questo ve lo tiro fuori così faccio un po' di pubblicità. Eccolo, il mio libro, è inutile dirvi che rappresenta proprio la mia gioventù a prescindere. Adesso lo metto qua, poi lo metterò a posto. Poi Vita da cani di G. Testoni, altro libro che mi ricorda tantissimo l'infanzia. E poi La collana che spero un giorno di riuscire a completare di Le sirene, dove appunto ci sono le versioni romanzate delle biografie di grandi donne. Abbiamo Il coraggio di Artemisia, pittrice leggendaria di Bindi Mondaini, non mi ricordo il nome, scusate, e dalla parte delle bambine Maria Montessori di Daniela Palumbo. Questa è una collezione che veramente vorrei troppo completare e niente, questo è un po' lo scaffalino dell'infanzia. In ultimo qui abbiamo, ovviamente, sempre sullo stesso mood ma con qualche modifica. Allora, qui non ci stava su ma volevo comunque tenerla in completa, ecco, la saga di Georgia Nicholson di Louise Renison. Questa saga mi ha svoltato l'adolescenza, davvero. Ho iniziato da questo che ho tirato fuori, se non mi ricordo male. Ho recuperato i primi e poi mano a mano sono andata avanti e credo gli ultimi di averli comprati apposta quando ho aperto il canale. Infatti la recensione di questa saga è la prima, primissima recensione che ho fatto su questo canale, quindi sono legatissima. Poi di questo vi ho parlato ampiamente, il manga di Romeo e Giulietta di Sonia Leong, unico manga in questa collezione di libri al quale sono legatissima, perché appunto mi ricorda l'infanzia. Poi questa la teniamo un attimino per dopo. Qua abbiamo la saga di Twilight, che ve lo devo anche spiegare, rappresenta proprio la mia adolescenza in pieno. Infatti io li rileggo quando ho voglia di sentirmi un po' frivolina. E di Stephanie Meyer, ovviamente, ma lo sapevate già. E ho tutta la saga, questa in edizione copertina morbida, tutti gli altri in copertina rigida, mannaggia a me.
E poi qua sotto ho la vita segreta, no, la breve seconda vita di Brit Tanner, sempre di Stephanie Meyer, che è uno spin-off di Eclipse. E poi qua i primi due libri di Storia della Buonanotte per Bambine Ribelli di Elena Favilli e Francesca Cavallo, al quale spero, oh mamma, c'è stata una turbolenza, al quale spero di aggiungere presto il terzo volume, quello giallo, dedicato alle donne migranti, ecco. Torniamo invece nel centro di questo scaffale con i libri dedicati ai gatti. Sono un po' un mio fetish i libri dedicati ai gatti, quindi dovevano assolutamente avere uno spazio apposito e abbiamo Io e Dewey di Vicky Miron, del quale tra l'altro in libreria poco tempo fa, cioè, cominciando a prendermi gli autoregali, ho trovato il secondo volume, però non l'ho preso perché comunque mi è sembrato abbastanza completo già come primo libro. Poi la saga di Alfie, anche questa, Madonna, oggi è turbolenza manetta, di cui vi ho parlato largamente, ampiamente. Ci sono altri due o tre libri di questa saga, ma non credo li comprerò, salvo che non abbia voglia di qualcosa di super leggerissimo. Voglio un po' di musica leggera. E poi, oh, Madonna, oggi, Come vivere con un gatto nevrotico di Stephen Baker, che è carinissimo, è una specie di manuale autoironico. Molto 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 carino e simpatico. E quindi questo è quanto. Questa è la mia libreria di sinistra, perdonatemi il disordine intorno ancora. Domani ultimo appuntamento con il Bookshelf Tour dedicato a questa pila di libri, qui davanti ci sono dei pacchi, ma fa niente. Poi più quei libri che sono quelli del decluttering, più libri in wishlist che spero entreranno a far parte della mia libreria. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un like sulla fiducia di supporto, se pensate che possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social, commentate, commentate, commentate per dirmi qual è il vostro libro preferito o il vostro scaffale preferito o come avete sistemato la vostra libreria, sono curiosissima. Infine, se volete supportarmi ulteriormente, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo domani con l'ultimo appuntamento con il Bookshelf Tour. Un bacione! E ci vediamo domani!